Questa è una puntata speciale di Per Dire, il programma televisivo di Aracne TV ideato da Gioacchino Onorati. Siamo a Canterano in occasione dell'ottava sagra del Tartufo. Io sono Ludovica Lops e sono qui in compagnia dell'ammiraglio Ferdinando Sanfelice di Monforte, della professoressa Laura Quadarella Sanfelice di Monforte e del professore Gaspare Mura. Ammiraglio, lei è appena tornato dal simposio regionale del potere marittimo a Venezia. Cosa è emerso in questo simposio? È emerso che il mare sta prendendo sempre maggiore importanza nella vita dell'uomo. Oggi tutti gli stati puntano sulle risorse marine per sopperire alla carenza di risorse reperibili su terra. Quindi sono aumentate le dispute, è aumentato il commercio, è aumentato lo sfruttamento dei fondali marini e quindi si è creata una situazione che alcuni studiosi hanno chiamato la marittimizzazione dei conflitti. Quindi è una situazione che può essere risolta, e questo lo hanno detto tutti e 58 i capi delle marine, solo con la collaborazione, con i partenariati, con molta pazienza e molta apertura e rispetto per gli altri. Allora mi rivolgo alla professoressa Quadarella Sanfelice di Monforte, che è professoressa all'Unicusano di politiche di contrasto al terrorismo internazionale. Anche in rapporto al mare, di cui spesso si parla quando si parla di terrorismo internazionale, qual è la situazione italiana oggi e qual è quella internazionale? Ma più che in rapporto al mare, dove al momento non ci sono minacce dirette, parlerei della situazione internazionale del terrorismo, che in questo momento sembra passata un po' in secondo ordine se noi guardiamo i nostri telegiornali, e purtroppo sbagliamo, perché sia Al-Qaeda che l'Islamic State sono attivi, così come sono attivi centinaia o migliaia di foreign fighters che stanno tornando da teatri di crisi che in questi giorni, per varie ragioni e vari movimenti di potenze internazionali, si stanno riaccendendo. Quindi dobbiamo continuare a vigilare per terra e per mare, e anche molto soprattutto guardare a quello che avviene in internet. E quando lei parla di internet, che è un tema di cui oggi, insomma, un tema piuttosto centrale al momento, cosa in Italia si sta facendo? In Italia si sta lavorando molto bene, a quello che sappiamo, perché naturalmente sono cose di cui non si parla, e per fortuna, perché di solito si parla dei servizi intelligence quando succede qualcosa, quando non succede perché stanno lavorando bene e non se ne parla. Ecco, sia i nostri servizi di sicurezza del comparto intelligence, sia le forze dell'ordine stanno continuando quotidianamente a monitorare tutto quello che avviene. Perché ho detto internet? Perché ormai il califfato, l'Islamic State, è caduto da un punto di vista territoriale. Al momento l'Islamic State, gli uomini del Baghdadi per esempio, non controllano un territorio ben determinato, però è rimasto ed è sempre più attivo quello che tanti hanno chiamato il califfato 2.0. Cosa significa? Che in modo più o meno organizzato, con canali mediatici che vengono comandati direttamente dagli massimi organi, cioè dell'Islamic State, così come di Al-Qaeda, ma soprattutto nella vita di tutti i giorni con canali spontanei che nascono con gruppi di simpatizzanti più o meno vicini, con qualche collegamento, totalmente svincolati, la minaccia continua a essere sempre importante e continua a far sì che si avvicinino nuovi giovani che vengono così radicalizzati. E passo al professor Mura, che è esperto di dialogo interreligioso. In tema di sicurezza, cosa può realmente fare il dialogo interreligioso? Cosa si sta facendo e cosa si è fatto in passato? Noi lavoriamo dietro le quinte per far sì che i responsabili delle varie religioni prendano coscienza che le religioni non sono fatte per opporsi l'une con le altre, ma per dialogare. E dov'è il luogo del dialogo delle religioni? Sul piano etico, del rapporto con l'altro. Io faccio parte anche di un'associazione interculturale che si chiama, è intitolata Carol Wojtyla, sono membro del direttivo, abbiamo fatto anche un convegno
all'Accademia Alfonsiana il 25 settembre, in cui hanno partecipato rabbini, imam, eccetera, di tutte le religioni, in cui abbiamo visto che tutti quanti siamo sensibili a che cosa? Al valore dell'uomo, a salvaguardare l'uomo in tutta la sua dimensione. Per esempio, il dolore degli altri, abbiamo pubblicato proprio con Aracne un libro, frutto di un convegno dedicato al dolore degli altri, nelle varie religioni. Cioè, impegnando le religioni sul piano etico del rapporto umano con l'altro, col dolore dell'altro, noi vediamo che scoprono anche la propria intima natura religiosa, che non è quella dell'opposizione, della lotta, dell'inimicizia, della guerra e della violenza, ma è quella dell'amore, dell'amore nei confronti degli altri. L'amore in fondo non è soltanto evangelico, fa parte anche della grande tradizione ebraica, islamica e delle grandi religioni dell'Oriente. Prima la professoressa Quadarella San Felice di Monforte ha parlato di internet. Adesso io le chiedo invece, per quanto riguarda i media come la televisione o i giornali, in questo momento lei crede che siano più nocivi o invece possano propiziare il dialogo interreligioso? Ma io non vorrei essere troppo anacronistico, ma ho l'impressione che i reporter che vengono dati delle lotte interreligiose dai giornalisti, dai giornali, cerchino, forse per motivi di audience, a mettere più in luce i motivi del conflitto che i motivi della convivenza e della pace. Questo fa parte di un'educazione culturale che ci portiamo dietro, in cui siamo più disposti a vedere il nemico che non ascorge nell'altro il volto dell'amico, il volto con cui ci si dialoga. Io citavo prima un detto di un filosofo contemporaneo che si chiama Paul Ricoeur, adesso è scomparso da alcuni anni, che parlava di ospitalité langagère, ospitalità linguistica. Noi dobbiamo andare di fronte all'altro, allo straniero, a colui che parla un'altra religione, un'altra cultura, con l'atteggiamento dell'ospite che accoglie l'altro nella propria cultura di appartenenza, non per violentarlo, ma per comprenderlo nella sua verità, nella sua alterità e in tutti i valori che... Se questa ospitalità linguistica è reciproca, è chiaro che vengono poste le basi di antidoto e antagoniste ad ogni posizione di educazione alla violenza, al terrorismo e al nemico, a considerare l'altro come nemico e come da uccidere. E torno a lei, ammiraglio. Lei fino al 2008 è stato rappresentante militare italiano alla NATO e all'Unione Europea. Oggi si parla molto di Europa e dell'eventuale permanenza dell'Italia, insomma si sa di tanti stati. Lei cosa pensa nel tema della sicurezza del terrorismo internazionale? Insieme in Europa potremmo contare se riuscissimo a superare le nostre divergenze. E appunto sul terrorismo il primo problema che si sta cercando di affrontare è quello dello scambio informazioni. Scambio informazioni sulle varie situazioni di terrorismo, di attività illecite per terra e per mare e così via. E qui c'è un cambio di paradigma notevole. Si sta piano piano passando dal paradigma del need to know. Ti faccio sapere solo quello che tu, che secondo me tu devi sapere, al need to share, necessità di condividere in modo da dare agli altri la situazione il più completa possibile. Già questo è un passo verso un'Europa più forte e più coesa. Adesso un'ultima domanda che rivolgo a tutti e tre. Nei vostri rispettivi campi, quindi il dialogo interreligioso, il terrorismo e nel suo caso della Marina Militare Italiana, la prospettiva futura nel campo della sicurezza è positiva o negativa? Ma io dare un giudizio sulla politica attuale risulta molto difficile, perché cambia continuamente. Le prospettive delle decisioni politiche, io le vedo cambiare di giorno in giorno. Ci vuole una maggiore comprensione dell'altro. Perché questi giovani che partono dall'Italia, dall'Europa, vanno a fare i terroristi? Qual è la motivazione? E quali sono i modi per privare questi giovani da queste motivazioni? Che sono motivazioni alle volte spesso molto culturali, etiche. Non sono motivazioni fondamentaliste o religiose. Allora è lì che bisogna intervenire, la cultura, la formazione dei giovani.
intervenire su una scuola capace di disinnescare questi germi, e non soltanto una scuola che dia delle notizie generiche. E quindi il motivo politico secondo me è molto alto, perché coinvolge l'attuale politica nei confronti della scuola, dell'istruzione e della formazione dei giovani. Io voglio cercare di essere ottimista. Sicuramente mi collego a quello che diceva il professor Mura: il dialogo interreligioso è fondamentale, il rispetto di tutte le religioni, di tutte le diversità etniche e sociali. L'integrazione è una cosa fondamentale, perché i ragazzi che partono, appunto, spesso partono solo perché sono alla ricerca di un'identità, e quindi hanno qualcuno che si approfitta della loro necessità. Loro cercano qualcosa e qualcuno gli offre un qualcosa di sbagliato e violento, e li indirizza su una strada veramente cattiva. Integrazione, rispetto è fondamentale per tutti i terrorismi, perché fino adesso abbiamo parlato, anche senza nominarlo, ma tutti pensando al terrorismo jihadista. Purtroppo si sta riaffacciando prepotentemente in tutto l'Occidente un terrorismo bianco, nazionalista, xenofobo, non so come lo vogliamo chiamare, anche perché è diverso ciò che accade, quindi ha una definizione diversa in Europa o negli Stati Uniti o in Nuova Zelanda, solo per usare, ecco, far tornare a talmente qualcuno degli ultimi episodi. Però cerchiamo di essere positivi e di far sì che, tra l'altro, un terrorismo non ne generi un altro. La sicurezza è sostanzialmente una sensazione che quasi sempre corrisponde alla realtà, qualche volta invece non corrisponde. E allora bisogna affidarsi alle cifre, e non c'è miglior metro di giudizio sul livello di sicurezza che guardare il rapporto annuale dell'Alto Commissario per i rifugiati dell'ONU. Negli ultimi 10 anni il numero di rifugiati per cause di conflitti interni, interetnici e interstatali è salito da 60 milioni a 68 milioni. Beh, questo è un indice che la sicurezza sta calando, perché i rifugiati, e quindi da questi i migranti, sono l'indice di un qualche cosa che non va, e quello che non va è proprio la conflittualità nata appunto da diversità culturali che nessuno vuole riconciliare. E lascio al professor Mura la parola conclusiva per questo incontro. Grazie. Io direi che possiamo concludere con una parola: l'altro. Dobbiamo imparare a rispettare l'altro, il diverso. L'altro è un tema molto caro a un filosofo ebraico del Novecento che si chiama Emanuele Levinas, che ho conosciuto. Nell'altro, nel volto dell'altro, diceva Levinas, si specchia il volto di Dio. Finché noi non recuperiamo questa grande tradizione biblica, cristiana, ma poi è passata anche nell'Islam, che il volto dell'altro è un volto amico e non nemico, che con cui dobbiamo rapportarci con quella che Ricoeur chiamava l'ospitalità linguistica, anche dal punto di vista culturale, ospitalité langagière, accogliere la parola dell'altro nella nostra casa come ospiti e non come nemici. Finché non ci riabituiamo a considerare l'altro come un amico, come qualcuno, come un fratello che contribuisce alla nostra stessa crescita umana e spirituale, noi saremo sempre da capo a considerare l'altro come un nemico da abbattere e contro cui fare violenza, sia nella violenza occidentale, come diceva la professoressa prima, sia nella violenza di coloro che dal punto di vista dell'Islam, che tra l'altro io ho scoperto i grandi imam islamici con cui io sono in contatto, contestano e rifiutano la violenza jihadista, perché nell'Islam non è prevista la violenza dei terroristi islamici.